Carissimi amici, siamo sempre qui dal Baby K, qui in questa bellissima, ridente cittadina romagnola che è Punta Varina, e sono qui ovviamente con un responsabile del Baby K che è Filippo. Ciao a tutti. Che è un piacere rivedere, perché poi ho scoperto che conoscevo tanti anni fa, quindi è davvero un piacere enorme, che ci parlerà di questo evento. Ma la domanda precisa che volevo chiedere era: io conosco il Baby K come un ambiente dove si balla discoteca, no? Un ambiente molto bello dedicato alla musica, con degli eventi incredibili. L'apertura a questo evento dedicato invece alla salsa, che è un genere che di solito non tocca, no? Sì. Il Baby K. Sì, perché negli ultimi anni, oltre al discorso della discoteca, abbiamo sviluppato in questa location anche ristorante, i matrimoni e altri tipi di eventi. Quindi, conoscendo Giancarlo e gli altri organizzatori, abbiamo colto la palla al balzo per cercare di fare questo evento, questa tre giorni latina, dove noi vediamo anche un futuro. E quindi è una prova, prova, ma anche una realtà secondo noi, perché sicuramente sarà appunto un bellissimo evento e magari in un futuro diventerà ancora più grande, insomma. Certo, quindi magari la puntata zero di un evento che può diventare annuale, a cadenza annuale, è sempre più grande, magari può diventare proprio il centro della Romagna per quanto riguarda la tre giorni di salsa. È bellissima questa apertura, perché il Baby K si presta sicuramente anche a questo ambiente latino, perché vi invito a venire, la location è stupenda, al di là sul mare, ma queste tende bianche, tutto arredato di bianco, davvero sembra di essere nei paesi latinoamericani. Adesso qui un po' di gossip, ma Filippo, tu la salsa la balli? Ma la ballavo più quando ero giovane. Ecco, quando era giovane, e questo vuol dire che io mi sento davvero decrepita. Diciamo che quando eri diversamente giovane, e quindi ti piacerebbe... No, è una battuta, no? Sì. Assolutamente, non la ballo tantissimo, ma io non ballo neanche poi il discorso house, non sono... Un ballerino, però frequento. Perfetto. E quindi magari in questi tre giorni potresti fare qualche passo in pista con qualche... Assolutamente sì. Benissimo, speriamo allora di riprendere Filippo in una sua performance in questi tre giorni. Io vi invito a venire sempre qui al Baby K. Vi ricordo che da oggi alle 16 parte questa grande kermesse dedicata al mondo latino, Baby K, Salsa and Friends. È stato un piacere, Filippo. Piacere mio. Alla prossima. Ci rivediamo prestissimo. Ciao ragazzi.